Emanuele. Emanuele Pantano. Buonasera. Grazie, sono molto contento di essere qui. Bellissimo davvero, anche perché vi devo dire la verità, una soddisfazione prima che ci chiudono di nuovo, me la volevo togliere. Non credo che faranno di nuovo. Poi tra l'altro vi dico la verità, a me non mi ha pesato sta cosa il lockdown, mi ha pesato la mancanza di libertà che un po' le ho subite. Ce n'è una che vi devo dire mi ha dato molto fastidio con la cosa della pandemia, che non ci si può più scaccolare, è diventato proprio reato praticamente. L'altra volta mi sono scaccolato in ascensore, hanno fatto brillare le... è stato bruttissimo, mi sono sentito in colpa. Peccato, perché non so se voi ci avete mai pensato, non so che rapporto voi avete con questa pratica, però comunque chi si scaccola lo sa, è utile a pensare. Cioè quando ti scaccoli, io non so esattamente cosa succede, no? Che metti il dito nel naso, poi arrivati a un certo punto inizi a tirarlo, non so che cosa tocchi, che nervo tocchi, per cui perdi la percezione del mondo e inizi a vivere nel tuo sogni proprio completamente. E lì escono fuori i pensieri più belli, è proprio filosofia pura. Non so se lo sapete, uno dei più grossi scaccolatori della storia era Einstein, che ha inventato la teoria della relatività così, scaccolandosi. Proprio la cosa è stata che lui si è scaccolato, l'ha guardata e ha detto: pensavo fosse più grossa. Ah, ma quindi tutto è relativo. E da lì è la storia. Incredibile. In realtà vi dico la verità, sto perdendo tempo, tergiverso un po', perché è uno spettacolo a cui tengo tanto, è uno spettacolo per me molto complicato, perché il quinto è per un motivo molto personale, cioè non me lo ricordo. Cioè è uno spettacolo che ho difficoltà a memorizzare, perché non riesco a cancellare le cose di repertorio che avevo prima e mettere le cose nuove. E dall'altro lato non riesco a togliere cose che nella memoria ho e non mi servono un cazzo. E per dirvi, 36 35 15 è il numero di telefono di un mio compagno dell'elementare. Che cazzo me ne faccio? 44 58 97, io non so neanche di chi cazzo è. Però in testa, non me lo toglierò mai. Le battute belle, però 40, per me è proprio fondamentale quella cosa. Io me lo devo ricordare per forza. Io quando ero piccolo, a 16 anni, ero convinto che per scopare servisse la cultura. E quindi ho imparato la... Divina Commedia a memoria, ovviamente non tutta, perché sennò avrei saputo che non serve a scopare. Però un pezzo, ne avevo imparato un pezzo e io non riesco più a toglierla dalla mia memoria. C'è proprio un problema che io ho detto: che cazzo me ne faccio io adesso della Divina Commedia? A me ho detto: la metto in repertorio, faccio un monologo e gli metto dentro la Divina Commedia, tanto di Sia è libera, che alla fine ci sta, si può mettere. E poi uno dice: minchia, comincia con la Divina Commedia, da Dio questo qua, chissà cos'è lo spettacolo, per bilanciare dalle caccole in realtà. Però posso pure non farlo, io, cioè nel senso, se non faccio la Divina Commedia risparmiamo 6 ore e 40 di spettacolo. No, non è vero, non la so tutta. Però per dirvi, non so se voi ci avete mai fatto caso, ci sono 3 gradi di percezione e di ascolto della Divina Commedia. Il primo è: se sono bravi tutti. Il secondo è: questo è bravo veramente. Il terzo è: hai rotto il cazzo. E proprio tu quando ascolti la Divina Commedia c'hai questo momento qui in cui superi tutte e 3 le fasi e subito più o meno arrivi alla terza. Che ora io non voglio polemizzare con i colleghi,
Però quando Benigni è Gassman, capisco questo tono, dico, quando Benigni e Gassman fanno la Divina Commedia, la fanno male. Male, se posso permettere di dare un consiglio. Perché la Divina Commedia è scritta, soprattutto l'Inferno, è scritto in volgare. Cioè è scritto con il tono del popolo. Quindi Dante era lì che parlava con gli amici. Cioè in osteria che parla con gli amici. Dante che è tornato dall'esilio perché ai tempi non c'era l'Erasmus. E gli amici che gli fanno, no, ma com'è andata? E lui, niente raga, non potete capire. Ma che sarà stato? Ero lì nel mezzo del cammin di nostra vita che mi ritrovai per quella selva oscura che la diritta via era smarrita. Oh, ma quanto a dir qual era e cosa dura sta selva selvaggia, aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Ma per trattare del ben che io vi trovai, vi dirò delle altre cose che vi ascolto. E non penso ben ridir, come qua di solito uno si rompe il cazzo, è la fase. Non so se ci avete fatto caso, è proprio quello che uno dice là, è questo. È questo il momento. È quello il momento. È quello il momento. Comunque dico, io devo ammettere che c'ho un casino di problemi con la memoria. Anzi, vi devo dire la verità, se dovessi scegliere una malattia, vorrei l'Alzheimer. Perché l'Alzheimer, cioè intanto non sai di essere malato. Sei l'unico che non lo so, tutti ti dicono, ah stai male. No, guarda, posso garantire che sto benissimo. L'unico difetto che ho è che mi hanno cacato addosso. Non so esattamente chi. Perché poi tu dici, ah ma guarda che l'Alzheimer crea, è brutto per tutti quelli attorno a te, no? Ma a te non te ne fotti un cazzo, tu sei là proprio serenissimo. Cioè questi momenti di lucidità, infatti vivono male i momenti di lucidità. Perché? Perché, oh ragazzi, immaginatevi sta scena. Alzheimer, tu che sei, ti ritrovi in momento di lucidità, cacato, pieno di merda e in mezzo a gente che non conosci. Sarà un clima che dici che cazzo mi è successo. Io mi ricordavo che stavo bene, per fortuna gli dura 2 secondi. Però quella cosa là, io ho capito che è proprio la malattia della felicità in realtà quella cosa. Perché tu non hai modo di paragonare niente col passato, tu non lo sai come andava prima. Per te va bene in quel momento, non sai come andava prima, non sai come va dopo, capito? Cioè io l'ho visto, mia nonna aveva l'Alzheimer e io l'ho visto quando è nata mia figlia. Mia nonna cioè, era la donna più felice del mondo, perché succedeva questo, lei arrivava, entrava nella stanza, e chi è questa bambina? Nonna, è mia figlia, e tu chi sei? Momento di rivelazione, capito? Nonna, io sono tuo nipote, ma che dici? Felicissima. E poi, e io c'ho una figlia, questa è, tu sei la sua bisnonna, e lei piangeva. Felicissima, poi usciva dalla stanza, tornava, e chi è questa bambina? E tu chi sei? Sempre, capito? Lei ha vissuto 6 mesi della sua vita ridendo e gioendo in continuazione, perché è una cazzo di malattia bella, capito? Io vorrei avere quella, anche perché così non mi ricorderei come finire lo spettacolo, sarebbe tutto più semplice. Però in realtà, no, ci devo arrivare allo spettacolo, ragazzi, ci devo arrivare. Lo spettacolo si chiama Pompieri Aeroporti. Lo spettacolo si chiama Pompieri Aeroporti, vi spiego perché. Perché ogni tanto a me capita, quando provo a scrivere pezzi nuovi, mi capita di chiedere alle persone degli argomenti. Durante una serata è capitato che c'era questo ragazzo che ha proposto come argomento pompieri e aeroporti. Ecco, cioè nel senso, anche io ho pensato che argomento in merda una serata, hai voluto rovinare una serata a tutti, però va bene. Ci sta, ci sta, non è il peggiore che mi hanno, cioè io una volta mi sono spaventato tantissimo, una volta mi hanno proposto un pezzo, mi hanno chiesto un pezzo sui trasformatori elettrici, che capite bene che se non sei ad una convention dell'Enel è un cazzo di problema, però lì ho scoperto una cosa che mi ha fatto impazzire, perché i trasformatori elettrici sono stati inventati nel 1720, ma ne hanno scoperto l'utilizzo nel 1800. Non so se c'è, cioè questi qua per 80 anni hanno, cioè, che li guardavano, no bello, no per essere bello, è bellissimo, no no, oggettivamente è bellissimo, ma lo cavalchi, come, poi arrivato un certo, dopo 80 anni uno fa, scusa pensavo sta cosa, ma visto che si chiama trasformatore elettrico, no? Ma perché non gli mettiamo l'elettricità? E gli altri, ma va?
evoluzione. Però lì molto meglio questo che pompieri e aeroporti, perché comunque, cioè, non è un argomento. A me non va tra l'altro di parlare dei pompieri, che secondo me sono gli unici che fanno un lavoro dove gli altri fanno danno, capito? Cioè, nel senso, se ci pensate, cioè, i pompieri nella vita dovrebbero arrivare tutto, cioè, ah, si sta bruciando la casa, quelli arrivano e da me che cazzo vuoi? Cioè, se vuoi ti posso dare la tuta ignifuga, l'estintore, vatti a salvare le cose, che se invece loro si salvano. Io non voglio scherzare su sta gente, perché sono dei cazzo di eroi, cioè, quindi non mi andava proprio, ed ero lì che dicevo non lo faccio, non l'ho fatto. Per questo ragazzo è stata una tragedia. Una persona normale, per me era una persona normale, però da quel momento in poi lui ha iniziato a scrivere pompieri aeroporti in qualunque cosa io scrivessi sul web. Facevo un post su Instagram, pompieri aeroporti, su Facebook, pompieri aeroporti, mi ha scritto su YouTube tra i commenti, devi fare pompieri aeroporti, mi ha scritto su LinkedIn, che io ho detto, ma che cazzo me ne fotta a me di LinkedIn, non l'ho mai aperto LinkedIn, quello mi ha scritto su LinkedIn, che io ho pensato, ma che malattia devi avere per arrivare a questo livello qua? Cioè, che cazzo, cioè, o sei uno stalker, oppure c'hai un problema, o mi vuoi dire qualcosa, mi vuoi lanciare un messaggio, cioè ti sei impegnato perché io stavo sbagliando a fare qualcosa e tu sei stato mandato dall'alto a dirmi che stavo sbagliando, perché io volevo scrivere un altro spettacolo che si chiama Effetto Ahmadinejad. Avete presente Ahmadinejad? Ho fatto bene a non chiamarlo così. Ahmadinejad era, nel 2006, era il pericolo numero uno del mondo, ma proprio del mondo, ragazzi. Era il presidente della Siria, si cacavano tutti, appena lui diceva bombe, c'era il mondo, si cacava addosso. Poi dopo è arrivato Facebook, è arrivato Trump, è arrivato Salvini, Putin, Kim Jong-un, capito? Ci siamo messi. E lui non conta più un cazzo, capito? Cioè, è proprio uno che voleva fare il dittatore, che c'ha gli haters su Twitter. Ma quanto sei triste? Ma quanto, con lui che manda le cose, io adesso vi bombardo, e la gente sotto che gli scrive, smetti, l'hack, non conti più un cazzo, non ti crede più nessuno. E io là lo guardavo e dicevo, ma quanto mi fa tenerezza un dittatore che non riesce ad essere più, capito, a creare terrore. Perché? Perché noi siamo diventati più cattivi, noi siamo diventati più stronzi, tutti, per un motivo, perché cerchiamo di tenerci dentro tutta la rabbia, invece è sbagliato. Noi cerchiamo di evitare di compattare la rabbia, è bruttissima sta cosa, perché più rabbia tieni dentro, più la rabbia si accumula, diventa violenza. Perché poi, al di là di tutto, ma qual è l'alternativa alla società dell'odio? La società dell'amore, cioè quella dove ci amiamo tutti, capito? Che in condivisione, tutti insieme, che amiamo l'ambiente. Dai ragazzi, dai che vi dà fastidio io che faccio dai, figurati tutti, che c'è? La società dell'amore non esiste. Cioè, io non so se qualcuno di voi c'è mai stato, ma io ci sono stato 5 giorni dentro una festella Luna Hippie. 5 giorni. La società dell'amore. Neanche un vaffanculo, ragazzi. Per 5 giorni neanche un vaffanculo. Ci svegliavamo, facevamo meditazione e giocoleria. Poi andavamo a raccogliere le erbette sul campo, le cucinavamo, facevamo meditazione, poi facevamo a cerchio tutti insieme, facevamo la canzoncina, tutti insieme facevamo We are circle, circling together, we are singing in your ransom, this is family, this is unity, this is celebration, this is circle, e tu li odiavi. Io sono uscito da lì un barbaro. Se avessi potuto mi sarei iscritto all'ISIS. La società della, io nella società che propone Greta Thunberg ci sono stato, ragazzi, una merda. Io volevo morire, era bruttissimo, una cosa brutta, e che ti, là tutti che ti amano, che cazzo ridi,
Perché sorridi? Mi sono appena svegliato. Ora, adesso, non c'è il caffè perché c'avete le erbette che si fanno, capito? C'è una situazione che tu eri lì e dicevi vi odio tutti. E diventavi barbaro, proprio un barbaro. Io per descrivere quanto barbari si diventa, vi racconto cos'è gli shit pit. Gli shit pit sono la cosa che serve, quello che devi fare quando vai in bagno nella natura. Perché la natura in realtà ci odia. Quindi non puoi andare a cagare nella natura, in mezzo alla natura, no. Tu devi, se devi andare in bagno, prendi una carriola con della cenere dentro e una zappa. Ti allontani per circa 300 metri dall'accampamento, scavi, cachi, metti la cenere e sei tra, hai finito. Ma questo con lo stimolo. Voi ci avete provato a piegarvi con lo stimolo, non a zappare, lascia aspettare, zappa, proprio piegarvi. Quello è uno sforzo vero, incredibile, con lo stimolo a fare così. E loro ti dicevano, no, dobbiamo fare questa cosa. E noi, io e il mio amico, eravamo in due. Mi ricordo, è stato bellissimo perché ci siamo guardati e abbiamo detto, vabbè, dobbiamo farlo per forza, però l'abbiamo fatto alla nostra maniera, nel senso che ne abbiamo fatto uno. In due, però è stato, cioè, ci siamo messi schiena a schiena, bellissimo. Comunque è stato proprio bello. Un momento che, comunque, se avete un miglior amico, fatelo un giorno, perché è un momento di simbiosi che non riesco a spiegarvi così. Però l'abbiamo fatto, però abbiamo capito che non potevamo nemmeno fare quella vita lì. E quindi abbiamo capito, abbiamo scoperto che c'erano le persone che facevano i previdenti, che facevano gli shit pit il giorno prima, per poi la mattina dopo essere tranquilli e andare direttamente, senza sapere che nel mondo esistono gli opportunisti che si svegliano una mezz'oretta prima di te e ti fottono lo shit pit. Questo purtroppo succedeva, ci hanno fregato subito, perché ci hanno beccato subito, mi ricordo è stato umiliantissimo, perché eravamo gli unici due che erano arrivati in quel giorno, il capo villaggio, che era questo tipo nudista, che però la sera si metteva il gilet, non lo so, le spalle, l'umidità credo, stava nudo sempre col gilet. Poi tra l'altro secondo me un'autostima incredibile, perché il cazzo più piccolo che abbia mai visto, capito? E lui camminava proprio a petto con la pancia in fuori, tipo a dire guardate, avete mai visto una cosa così? Nemmeno io, non lo vedo. No, comunque incredibile, lui aveva questo approccio qua, ci ha detto ricordiamo a tutti che gli shit pit sono personali e che ognuno deve usare il proprio. Noi a quel punto ci siamo lì lamentati, abbiamo provato a tirare fuori l'argomento, siamo in una comune, il concetto di condivisione dove cazzo l'avete messo? Loro ci hanno detto no, e quindi noi abbiamo fatto l'unica cosa possibile, cioè abbiamo rinunciato a cacare, fino a che abbiamo detto non caghiamo fino a che non sarà il momento. Solo che poi lì è successa una cosa che non ci saremmo mai aspettati, perché lì, distrutti dalla fame, perché la fame ci stava mangiando vivi, distrutti dalla fame, un giorno è arrivato un ragazzo, ci ha guardati e ci fa venite con me. È venuto, ci ha portato nella sua tenda, noi pensavamo stesse tirando fuori droga, e invece ha tirato fuori due scatole di trippa Simmental. Per noi è stato il sacro graal quella cosa lì, perché in un posto dove nessuno può mangiare carne, lui ci ha dato la cosa più tossica che noi potessimo immaginare. L'abbiamo mangiata, però come potete capire il nostro proposito di non cacare è andato a puttane dopo 22 minuti dall'aver mangiato quella trippa Simmental. E quindi lì ci siamo allontanati, non sapevamo che fare. Ricordo quella volta stavamo camminando, a un certo punto siamo arrivati lì in questo burrone incredibile, enorme, 200 metri, bellissimo. Davanti al burrone una quercia che poteva, noi l'abbiamo vista, era talmente grande che avrebbe potuto sostenere la storia, lo capivamo, lo sapevamo. Ci siamo guardati, ho guardato lui e ho detto non credo di aver mai visto uno shit pit così grande. E lì, a simbolo di questo imbarbarimento che avevamo raggiunto, ci siamo messi lì, così, a guardare la nostra merda che cadeva a 200 metri. E vi giuro, arrivato a un certo punto abbiamo sentito un eco, affanculo, da sotto.
e abbiamo capito che quella era la società che ci amava. Era quella la nostra società. È stato bellissimo. Però vi devo dire che lì io ho capito che noi senza la rabbia non ci possiamo stare. Cioè, noi è vero che dobbiamo imparare a gestire la rabbia, ma dovremmo imparare a gestire la rabbia degli altri. Cioè, noi dobbiamo andare in giro a fare sfogare gli altri. Facciamoli rilassare, ragazzi, perché se noi sfoghiamo siamo tutti più tranquilli. Cioè, siete per strada, beccate uno in macchina dietro di voi, frenetico, guida frenetico, magari fai fari, no? Voi rallentate. Piano, piano. Se lui suona, voi sbagliate a mettere la freccia. Lui, io lo so cosa state pensando, sì, lui si metterà accanto a voi, abbasserà il finestrino e ve ne dirà di tutti i colori. Però dopo alzerà il finestrino e farà così. E non picchia sua moglie, non litiga coi colleghi. Cioè, è proprio un'altra vita, capito? È proprio un uomo felice. Perché se quel rito collettivo di amore totale, di condivisione che abbiamo fatto a Rainbow con tutti che ci mettevamo, ci davamo la mano, l'avessimo fatto di offese, sarebbe stato tutto più bello, sarebbe stato molto più coinvolgente. Proviamoci stasera, provate a urlarmi faccia di merda, guardate come... Minchia, così di cuore proprio... questa è... Se te la immagino, proprio ce l'avevi pronta a pallettoni. No, però dico, facciamo tutto in coro, Ross, facciamo tutto in coro, così proviamo a creare questa situazione in cui proprio di sfogo. Uno, due, tre. Faccia di merda! Là sotto non l'hanno fatto, quindi ci tengo a chiarire che lì non odiano e non va bene. Ragazzi, facciamolo tutti, immaginatevi una persona da odiare. Che non finiamo finché non vi odiate, quindi uno, due, tre, vai! Grazie. Bevo. E niente, quindi io volevo scrivere uno spettacolo su questo, sul fatto che secondo me la rabbia è importante. Poi è successa sta cosa ai pompieri e aeroporti. Contemporaneamente, mentre scrivevo, succede una cosa per me incredibile, perché sento la più bella battuta che io abbia mai sentito su Giovanni Falcone. Minchia. Lo so, anche a me ha dato fastidio che un altro abbia fatto una bella battuta su Falcone. Mi bruciava il culo, ragazzi, proprio quando sei là che provi a scrivere satire e vecchi uno che scrive una battuta proprio bella, capito? Che tu dici, porca miseria, c'è un sottotesto, due livelli di narrazione, proprio bellissima. La battuta è questa. Alla fine Falcone è uno che è morto sul lavoro. Che cazzo di battutone è? Cioè, quanto sottotesto c'è qua sotto? Cioè, che lo Stato, capito? Cioè, non so se capite, lo Stato che per cui lavorava Falcone, lui è morto in servizio, proprio una cosa, secondo me un sottotesto, proprio io l'ho adorata quella battuta lì. Secondo me è stato bravissimo chi l'ha scritta. Il problema è un altro. Il problema è che ho scoperto che quello che l'ha detta era un mafioso. Ho reagito così. Come voi, mi si è gelato il sangue e ho pensato, ma io posso ridere come un mafioso? Io l'unica cosa che non vorrei condividere con i mafiosi è il senso dell'umorismo. E quindi mi sono chiesto, ma perché? Cioè, è adesso ancora il momento di scherzare così pesanti, di fare questa satira così da black humor? Cioè, forse non siamo più predisposti, perché... Cioè, io mi sono posto questa cosa anche perché contemporaneamente faccio uno spettacolo a Bergamo e mi rendo conto che i cattivi iniziano a prendere spunto dalle mie battute. E dico, porca puttana, cazzo, questo non mi va. Cioè, arrivo, faccio questa serata, facevo questa battuta qui che era legata al fatto, è una battuta del cazzo, però era per risolvere il problema dei migranti morti in mare, basterebbe organizzare i corsi di nuoto in Libia. È chiaramente una battuta, giusto? Finisco lo spettacolo,
arriva uno e mi dice: oh, comunque non è che è sbagliata come cosa. Io penso: come? Cioè, nel senso, veramente tu ti immagini Federica Pellegrini in Libia che fa: allora ragazzi, tavoletta e battiamo i piedi, dai! Cioè, incredibile sta cosa. Ho pensato, ma io posso dare spunto a sta gente? Che poi magari quello viene eletto nella Lega e troviamo veramente la nazionale italiana lì a fare... Cioè, bruttissima come cosa. Io ho pensato, non voglio assolutamente... essere spunto per loro, inizio a parlare di cazzate, non mi va più di fare black humor, non è più il momento, parliamo di cazzate proprio, presente le cazzate, quelle su cui si può scherzare, quelle non si può scherzare più, su un cazzo, niente, proprio niente, presente, tu dici, ma come, no, perché arriva l'associazione dito in culo, l'altro giorno ho detto dito in culo e mi hanno detto, però il dito in culo, guarda, che ho capito, compa, però impalato, se dico impalato, bruttissimo, una cosa che tu dici, di che cazzo scherzo adesso, cioè ho fatto una selezione di cose, perché è bruttissimo il fatto che vengono considerate tutte sul serio, ma anche, cioè, a me la cosa che pesa è il fatto che, cioè, io sono un cazzo di comico, io nella vita voglio fare il comico, faccio il comico, cioè è evidente che dico cazzate, non me le puoi prendere sul serio, cioè io ormai i comici sono ridotti a umiliarsi in atteggiamenti ridicoli pur di far capire che sono dei coglioni, cioè io a quasi 40 anni c'ho lo scignon per dire, raga, sono un cazzone, cioè non è che mi dovete prendere sul serio, cioè lo capite, cioè, mi investo di merda, cioè sono un coglione, capito, cioè ci ho messo 6 mesi per preparare questa battuta, capito, non è che, e tra l'altro è difficilissimo poi convincere mia moglie che questa cosa è un'esigenza artistica, che, veramente... No, è vero, è verissimo. Dovete immaginarvi queste scene qua a casa con lei che mi dice: dai, tagliati i capelli. E io, manco fossi Robert De Niro nel Cacciatore, che guarda, no, per esigenze di scena non posso. Comunque, detto questo, cioè, dico, ormai non si può scherzare più su niente. Se uno va a cercare proprio, ci sono solo 2 cose su cui si può scherzare. I testimoni di Geova. Che sono forti, dai. Sono forti, i testimoni di Geova sono forti. Cioè, se ci pensate, tra tutte le religioni che si ammazzano tra di loro, poi arriva quello dei testimoni di Geova ed è tipo tutti divertenti. Oh, grande citofono, tutti che gli fanno: oh, si è rotto il citofono. Queste battute così. Capito? Tra gli altri si ammazzano, arrivano loro, i simpaticoni della situazione. E mi sono chiesto: ma perché? Cioè, perché si prendono tutti sul serio tranne loro? Che cosa nascondono? Cioè, può essere che questi c'hanno la verità? Cioè, che sono i religiosi perfetti? E me li sono andati a studiare. Raga, sono i religiosi perfetti. Perché fanno 2 cose fondamentali. La prima, commettono peccato se si occupano di politica. La seconda, non possono accedere alle cure mediche. Religiosi perfetti. Si fanno i cazzi loro e muoiono subito. Perfetto. Oggettivamente. L'altra categoria di persone su cui si può scherzare in serenità in Italia, anzi, sono proprio divertentissimi, è la sinistra. Ci sono persone di sinistra stasera? No, vabbè, si nascondono. No, guarda, purtroppo, sì, Rosario, tu lo so, ma quello è uno dei problemi della sinistra. No, scherzo. No, fossi dirigente, sì, ma invece. No, detto questo, cioè, la sinistra in Italia, c'è questa cosa che non so se come ve la vivete voi, però in Italia quelli di sinistra sono considerati da quelli, dai normali, alle persone normali, come... In America considerano i mormoni, cioè gli americani guardano i mormoni e dicono: tutto giusto, veramente tutto rispetto alla natura, tutto, però che vita di merda fai, cioè, ci hai mai pensato a questa cosa? Stessa cosa, noi abbiamo questo approccio qua che la gente ci guarda e dice: ah, sei di sinistra,
Ti capisco, purtroppo è brutto, ragazzi. Non so perché, ma prima era bello essere di sinistra e noi ci siamo fatti fottere da cose. Abbiamo perso l'appeal sul pubblico, sulle persone, sul popolo, con cose inutili. Noi abbiamo perso la battaglia quando abbiamo iniziato a combattere le Hogan. Le Hogan, avete presente le Hogan? Cioè, le Hogan, non so se voi le avete mai indossate, però vi voglio dire una cosa. Le Hogan sono comode, fottutamente comode, capito? Cioè, quando tu vai contro le Hogan, stai andando contro un concetto che è fondamentale, la mia cazzo di comodità. Cioè, la sinistra, non so come, si è passati da la battaglia e sacrificio a devi stare scomodo, devi fare le cose scomode, capito? Fai la manifestazione a sostegno dei compagni in pullman. Ma c'è l'aereo, guarda, costa 15 euro in pullman, 30 ore di pullman, 15 km di manifestazione e poi dopo 30 ore di pullman al contrario. Così, a sostegno dei compagni. Io ho fatto campeggi a sostegno dei compagni a Cecina, in Toscana, campeggi gestiti dalle zanzare, ragazzi, che ci dicevano, loro ci dicevano, no, ma l'abbiamo fatta a Cecina perché così andiamo a mare, in Toscana, ragazzi. Cioè, io sono di Palermo, di che cazzo parla? Nel senso, quella per me è fogna, proprio fogna fogna, capito? Non esiste. Cioè, guardate che è brutto quel mare lì, non andateci. Loro invece andavano sereni. Un anno dopo ci siamo lamentati, tutto il sud dell'associazione si è lamentato e ha detto, loro ci hanno detto, ragazzi, state tranquilli, quest'anno invece andiamo al sud, ci hanno portato a Taranto. Almeno respiriamo, fanculo, però sempre vicino ai compagni, perché dovevi stare là vicino ai compagni, là, scomodo, in campeggio, scomodo, ti portavi il materassino, te lo bucavano, che eri un capitalista di merda, e tu là che dicevi, ragazzi, io però, fatelo questo. E tu là gli dicevi, ragazzi, con tutto quello che volete, però io posso fare una battaglia. O faccio la battaglia per la libertà o faccio la battaglia per la comodità. Cioè, io sono combattente, ma comodo. Cioè, se voi mi date la comodità, io combatto, tranquillo, così come ci siamo fatti fottere una cosa, come siamo passati da Che Guevara a Gandhi. Ma che cazzo è il concetto di non violenza? Ma perché? Ma come glielo spieghi a un fascista le cose con la non violenza? Ragazzi, ma di che cazzo parliamo? Ma poi vi dico un aneddoto personale. Nel 96, io mi ricordo, sono andato a mio padre e io ho detto, con questo Berlusconi non è male. Mio padre mi ha dato uno schiaffo e io ho detto malissimo, proprio. Cioè, associato subito, l'ho associato subito. Così le spieghi le cose a un fascista, non è che le fai... Cioè, e lì c'hai invece... quella cosa sul quell'argomento non violenza, poi con un testimonial. Cioè, ma che testimonial è? Allora, vogliamo fare l'argomento non violenza, ok, però mi dovete mettere Van Damme. Cioè, mi dovete mettere Bruce Lee, cioè dovete essere uno che arriva e ti dice "Guarda, io potenzialmente ti potrei rompere il culo. Però la mia etica non mi permette di farlo". Ma se tu sei 23 kg di Mahatma, ma cosa cazzo, cioè grazie al cazzo che sei per la non violenza, capito? Cioè non ha senso, allora prendiamo Gandhi e usiamolo come spranga contro i fascisti. Quello è l'unico uso di Gandhi che va fatto nella battaglia contro il fascismo. Quella è la verità, quello dobbiamo fare. Dobbiamo fare assolutamente quello, ci siamo fatti fottere la cosa più bella che noi avevamo, che era il sesso libero. Il sesso libero, ragazzi, quello proprio la comune, cioè era proprio nostro, il 68. Non so come si è passati da, cioè raga, stiamo a bunga bunga. Cioè, come è stato possibile, capito? Cioè, non è possibile, ed è evidente che il sesso è nelle mani dei fascisti. Proprio è evidente, basta guardare il porno. Il porno è evidentemente nelle mani dei fascisti, perché i fascisti sono anaffettivi e si vede. Cioè, i fascisti scopano a pecora. I fascisti non leccano. Non leccano la figlia. Cioè, io non so se io l'ho saputo, vi dico questa cosa personale, c'è stato un periodo
è una battaglia politica che sto facendo. No, vi dico questa cosa, una cosa mia personale. C'è stato un periodo che volevo capire, politicamente parlando, quale era la ragazza migliore da una botte via. Lo so, era un flash mio, una cosa mia personale, però lì ho capito che tipo quelle di sinistra no, perché ti aprono il dibattito a fine scopata, tipo ci sono tutta una serie di cose, quelle molto bravi, cioè secondo me quelle intelligente che non si applicano sono le cattoliche, perché hanno delle potenzialità incredibili. Ricordatevi che le cattoliche, grazie al fatto che pregano tanto, hanno i calli nelle ginocchia che servono, possono servire. Però le migliori ragazze sono le fasciste. Vi ricordate quando, cioè io mi ricordo, io quando ho messo, quando la prima volta che io ho provato le Hogan, mi ricordo questa cosa qua, proprio che io l'ho provata e io sono iniziato a diventare fascista dei piedi, proprio subito. Io ho messo le Hogan e ho detto, ma se mi hanno nascosto tutto questo, allora che cos'altro mi avranno nascosto? Con le ragazze fasciste mi è successo più o meno la stessa cosa quando leccavo la fica, perché proprio loro non se l'aspettavano sta cosa qua e reagivano con, ma se mi hanno nascosto tutto questo, ma allora. Ed è vero, cioè ragazzi, io c'ho la prova, se volete oggi facciamo fact checking, possiamo farlo tranquillamente, perché c'ho un esempio che è una prova provata, secondo me per battere il fascismo basta leccare la fica alle donne fasciste e togliergli le donne in modo che non si riproducono. No, veramente, io c'ho un esempio, se volete ve lo faccio l'esempio, ce l'abbiamo sotto gli occhi di tutti, si chiama Alessandra Mussolini, quanti di voi la conoscono? Vabbè, dico, vabbè, la conosciamo un po' tutti, però dico, Alessandra Mussolini è una che tutti noi sappiamo quanto è dedita da anni a Dio, Padre e Famiglia, tantissimo, una che c'è sempre stata attentissima a questa cosa, talmente vicina alla famiglia che pure quando suo marito si è scopato delle sedicenni lei è stata vicino al marito, perché è giusto che sia così, perché una donna fascista sta zitta e non parla. Però poi cosa è successo nella sua vita? È successo che ha fatto Ballando con le Stelle e le hanno assegnato un ballerino cubano. Sì, proprio lui, un compagno. Guarda, facciamo fact checking. Posso chiederti una cosa? Puoi per favore cercare Mussolini cubano gossip? E poi, se posso chiedere a te invece, di cercare un'altra cosa, per, giusto per dire, Mussolini, donna di sinistra. Perché incredibilmente, dimmi se sbaglio, ditemi se sbaglio, però dico incredibilmente, dopo 6 mesi dall'inizio di questa frequentazione con il ballerino cubano, Alessandra Mussolini ha capito di essere sempre stata di sinistra. Secondo voi com'è successa questa cosa? Perché ha scoperto la generosità della sinistra. Ha scoperto questo, ragazzi. Ma perché, cioè, basta guardare il porno per capire che è in mano dei fascisti, è nelle mani dei fascisti, proprio nelle mani. Perché, cioè, guardate che si vede da cose basic proprio. Cioè, prima il porno, tu vedevi nei porno tipo l'idraulico, cioè tutti i lavoratori, no? Tutta gente che arrivava, della classe operaia, il pizzaiolo, lo studente. Adesso invece vedi sempre step mom, step brother, cioè tutto in famiglia, perché comunque il concetto di famiglia, anche in quel caso loro lo vogliono tenere dentro. E c'hanno questa cosa dell'esagerazione, loro esagerano sempre, tanto che noi ormai guardiamo, io non so se, ovviamente nessuno di voi guarda i porno, però dico, sì, ovviamente, sapevo di. Però se ci pensate, il porno, cioè tu adesso lo guardi e dici, ma perché? Cioè, qual è l'esigenza di un doppianale? Nel senso, cioè seriamente, tu guardi un doppianale e dici, comunque questa cosa la dobbiamo provare.
mai viene che uno dice la provo, anche perché sarà difficilissimo un doppio anale, cioè, ma per tutti, nel senso sia per gli uomini che dovranno fare 3 anni di yoga per stare nelle posizioni, sia per le donne, perché quello comunque è un muscolo, cioè nel senso lo devi allenare, non è che arrivi e gli metti 2 cazzi così e quello poi si chiude subito, cioè no, ti alzi e ti cade l'intestino, cioè non funziona così normalmente. Tutta esagerazione inutile che non hanno nessun senso, ma poi capisci, tipo la gangbang, nella gangbang c'è sta regola qua in cui sono 7 uomini e una donna, e che, lì capisci che è proprio fatto dai fascisti questa cosa qua, perché basta avere un minimo di competenze di matematica per capire che se ci sono 7 uomini e una donna, anche la più generosa del mondo, comunque ci saranno 2 uomini che non sanno che fare. Messi là, niente. E tu che hai messo nel fantacalcio? Capito? Incredibile. Per me è proprio incredibile che se ci pensate, poi quello dice, oh raga, ho finito. Ah, grandi, avete fatto il doppio anale, entro di piede. Perché non lo sai come gestirtele queste cose qua. Perché ti portano a pensare che ci siano delle situazioni facili, normali, mentre in realtà non sono normali, ci hanno fatto credere, ci hanno creato l'epica del trisom, sta cosa per cui tutti, il trisom, ragazzi, ma trovatevi a fare un trisom, c'è proprio la cosa più imbarazzante della storia, c'è proprio brutto da vedere, ragazzi, voi due siete amici? Siete eterosessuali? No. Minchia, puttana. E voi due? No, due. Ah, mi servono 2. No, perché, cioè, a dire la verità, ho detto, li ho guardati e ho detto, sono troppo sfigati per essere froci, invece in realtà. Sto scherzando, non direi mai così. Ci sono etero in sala, non sto scherzando. 2 amici, voi due, ragazzi. Voi due. No, compà, abbiamo perso 3 minuti là. Secondo te devo perdere ancora? Attivo, no? Cioè, attivo, siete etero? Ok, tu hai annuito con una serenità del tipo, guarda, ho provato, non mi funziona. No, ci sta. Come ti chiami? Rino. Tu? Salvo. Rino e Salvo, da quanto vi conoscete? 10 anni. Minchia, amiconi, dico, anzi che non vi è già capitato, però dico, arriva da voi stasera, qua, ora, arriva Scarlett Johansson. Ci sta, a Palermo passa, giusto, tu gli dici, facciamo una cosa che ti, sì, anche perché se no Salvo ti rompe il culo, giusto, cioè nel senso ci rimarrebbe malissimo, compa, tutto il tempo a fare no, ma non mi ha dato fastidio, tranquillo, no, siamo ancora amici, però tu dici sì subito, senza pensare che arrivato a un certo punto della situazione ci sarà Scarlett a pecora, tu dietro e lui davanti, e voi due vi guardate, compa. Cioè a te deve restare il cazzo duro guardando lui, guardalo, fammi vedere, fammi guardare e dimmi se ti diventa il cazzo duro, capito? E là c'hai Scarlett Johansson e puoi fare brutta figura, capito? Cioè Scarlett che ha bellissimo tavolino, in quel momento lì è proprio un tavolo bellissimo, definito come non mai, ma tu sei con lui che lo guardi in faccia e siete lì che vi guardate sperando solo una cosa, di venire insieme, come i veri innamorati. Cioè. Però è vero, ragazzi, ci hanno dato, cioè siamo messi lì a pensare tutto in queste cose, cioè, ormai abbiamo lasciato il tutto nelle mani dei fascisti, siamo lì a dire che cazzo sta succedendo, io me lo sono posto tantissimo come problema, perché comunque è uno degli obiettivi quello di migliorare il mondo, finché non mi sono detto che io comunque c'ho una figlia, quindi è una delle cose più, cioè nel senso è uno degli obiettivi che c'hai quando fai una figlia, dire devo lasciare qualcosa di meglio, solo che poi mi sono reso conto in questi ultimi anni, mia figlia c'ha 6 anni, l'altra volta
proprio abbiamo visto che ha iniziato ad avere dei problemi, proprio lo ammetto, dei problemi. Nel senso che l'altra volta è capitato che io passavo, lei era nella sua stanza che giocava con le Barbie, arrivato a un certo punto sento che è iniziato a cantare l'inno, ma proprio mentre lì che giocava con le Barbie faceva pam para pam para pam para pam 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 para pam para pam para pam pam pam. Dici vabbè, bambina, giusto, no, capita. Che quella poi è venuta e mi ha detto: papi, io da grande voglio sposarmi, voglio avere dei figli e vorrei che mio marito tornasse dal lavoro e io resto a casa ad aspettare lui. Ho detto: mi piace questo approccio dopo 60 anni di emancipazione, giusto, questa cosa bella combattente, mi è piaciuta. Poi il momento peggiore, la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato quando è arrivata e mi ha detto: io sono una bimba, sono Lavinia, ho iniziato a fare così, ho detto vabbè, c'hai un cazzo di problema, e ho fatto l'unica cosa possibile, cioè l'ho portata al dottore. Dottore, probabilmente la bambina ha un ritardo. Il dottore l'ha visitata, l'ha controllata tutta, mi ha detto: guardi, no, stia tranquillo, è semplicemente che la bambina è ancora piccola, il cervello non è ancora ben definito, quindi in questi casi il fascismo può capitare. Quindi lei deve semplicemente cercare di farla studiare, farla leggere, e poi stia attento, perché si ricordi. E mi dice una cosa che per me è stata una pugnalata. È stata proprio una pugnalata, perché ha detto: si ricordi, dai diamanti non nasce niente, dall'etame nascono i fiori. Compa. Cioè, ma che vuoi dire, che mia figlia mi diventa fascista? Cioè, capito? Io mi sono ritrovato là a pensare: cazzo, e se il problema che lei è fascista è perché io non sono fascista? Cioè, e ho detto: forse mi devo infascistire io, forse devo iniziare ad essere, perché ho pensato, ma non è detto che il progresso passa sempre dal miglioramento, non è detto, cioè a volte capita che uno si deve sacrificare, ho pensato, forse io mi devo sacrificare al fascismo per rendere mia figlia migliore, per dargli un futuro migliore, e lì ho detto: cazzo, ma vuoi vedere che ero uno dei pochi che non aveva capito sta cosa e che invece stanno facendo tutti così per creare un futuro migliore? Vuoi vedere che ho sbagliato tutto? Quindi vi dico la verità, ho sbagliato, ragazzi, ho sbagliato Genova, ho sbagliato le marce per la pace, ho sbagliato tutto, cioè errore mio. Scusatemi, scusate, io non l'avevo capita sta cosa qua, che bisognava infascistirci noi, che ci rovinavamo la vita. Perché poi, se ci pensi, perché c'è stato il boom negli anni 60? Perché la gente diceva: no, io il fascismo me lo ricordo, non ci voglio tornare. Quindi forse la nostra generazione si deve rassegnare al fascismo, smettere di fare tutto, smettere di combattere, proprio quello, smettiamo di fare cioè esattamente quello che stiamo facendo, in realtà non è che è un continuiamo così, va bene, sono io che mi adeguo, avevo sbagliato io, scusatemi. Forse l'errore di tutto questo è stato che abbiamo passato troppo tempo ad inseguire i diritti senza pensare che abbiamo solo un dovere nei confronti degli altri, senza rispettare l'unico dovere che abbiamo nei confronti degli altri, quella di prenderci in giro, di non considerarci mai troppo importanti, ma in nessun caso, nemmeno se sei un politico o se sei un avvocato o se sei un muratore o se sei, che so, un pompiere in aeroporto. Grazie. Grazie di esserci stati, io vi ringrazio. Salve. Paola Bruscato. Un altro applauso per Emanuele Fantano, pompieri aeroporti. Allora, ultima serata di questa rassegna di Stand Up Comedy, io vi ringrazio tutti, noi vi ringraziamo tutti, insomma, a nome di Stand Up Comedy Sicilia,
Se non ci seguite sui social, seguiteci. Vuoi il bis? Vuoi fare qualcosa? Un balletto? No, non ce l'abbiamo il balletto. Facciamo il bis! Prego! Bis, non lo so, bis, bis a cazzo però. Basta che non è 41, puoi fare quello. Basta, dici. Che okay, non lo so. Quel monologo? No, Rosso, quello non si deve. Eravamo io e tu chiusi, avevamo detto che era un segreto tra di noi. Ricordatele queste cose, non lo devi dire neanche allo psichiatra queste cose. Cazzo, Bibbia! Faccio il roleplay. No, Bibbia. Quanti di voi hanno letto mai la Bibbia? No, scherzo, ma lo so che è una cazzata, che non è vero, non si legge la Bibbia, si guarda il film. Fino a metà, chissà come finisce. Comunque Bibbia, io tratto la Bibbia sempre da un punto di vista molto personale, perché a me gira il cazzo perché la Bibbia è scritta male, cioè io la guardo dal punto di vista autorale proprio, cioè a me dà fastidio che la Bibbia sia scritta male, cioè la Bibbia è il libro più venduto in assoluto, però se ci pensate, se non fosse firmata a Dio, cioè fosse firmata autori vari, non avrebbe lo stesso, cioè se ci pensate, una cosa, piccolo recap per chi non ha letto la Bibbia è fatta da due libri, Antico Testamento e Nuovo Testamento, nell'Antico Testamento le domande, nel Nuovo Testamento le risposte, stessa struttura di Kill Bill, solo che qua Bill non muore, come sapete. No, però se ci pensate, la Bibbia sarebbe potuto essere uno strumento per raccontare le storie benissimo, e che hanno personaggi belli, invece loro si dimenticano cose, capito? Cioè, me lo vuoi dire come si è passati da Adamo, Eva, Caine e Abele a tutti gli altri? Cioè, ti sembra un cazzo di snodo narrativo? Oppure, niente, poi hanno avuto dei figli, 4 miliardi. Scopale, ragazzi, cioè, nel senso, dimmelo, è una cosa importante, no? Ci sono queste cose, c'è nella Bibbia, c'è il peggior personaggio della letteratura mondiale perché è un figlio di papà, oggettivamente è un figlio di papà, sapete di chi sto parlando, no? Mosè, cioè, Mosè era un figlio di papà, cioè oggettivamente era il figlio adottivo del faraone. Io non so se stasera ci sono figli adottivi di faraone qua, però sarà un figlio di papà del cazzo, no? Sarà uno montato di quelli che poteva andare dal padre e dirgli: papi, li liberi, dai papi, e dai. No, lui, come i figli di notaio che occupano i centri sociali, si mette la kefia, va dagli ebrei e gli fa: cioè ragazzi, noi dobbiamo essere liberi, perché la libertà è un diritto. Cioè gli ebrei stavano a Sharm el Sheikh, ragazzi. Sharm el Sheikh, 3000 anni di guerra per un figlio di papà del cazzo. Noi facciamo i cartoni animati, il principe d'Egitto, la merda, la merda. Queste cose, cioè 40 anni di viaggio, ma proprio veramente queste cose, proprio che lo vedi, che sono queste cose, proprio ho avuto un'idea imprenditoriale. Cioè, proprio così, capito? Che dici, i figli di papà. Lapo, capito? Lapo ai tempi era. Uguale, la stessa vita. Cioè, ma veramente, anche Gesù. Cioè, Gesù, la vita di Gesù è bellissima. A parte il mistero di Giuseppe. Cioè, che fine fa Giuseppe? Non so se ci avete mai fatto caso, però Giuseppe, fino ai 12 anni c'è. Poi, a 30 anni, quando ritorna Gesù, che nel frattempo non sappiamo, noi non sappiamo dove è stato Gesù tra i 12 e i 30 anni, credo Erasmus, però non lo so, però cioè, Erasmus è fuori corsissimo. Comunque, però dico, arriva a 30 anni, nessuno parla di Giuseppe, cioè nessuno, ma la moglie, capito? Cioè, Maria diceva sempre mio marito, mai, ma lui lo catturano, vede la croce e dice mio padre l'avrebbe fatta in faggio, niente. Cosa è successo? Perché hanno insabbiato tutto? Cos'è il Mossad? Com'è che è scomparsa la figura di Giuseppe? Perché poi, cioè, c'è Gesù che potresti raccontare di tutto. Invece loro
dai 12 ai 30 niente, cioè che ti perdi la fascia teen. Cioè, Gesù che scopre i primi a 16, ma tu, una storia del genere, tu, Gesù 16enne, affidala a Moccia. Tagliamo, altro che lucchetti, i chiodini ti facevano. Cioè, gadget venduttissimo. Però comunque, cioè, lì la storia di Gesù è proprio, cioè, prendi facile, la fai facile, proprio per farla facile, prendi la sceneggiatura di Spider-Man e lo metti su Gesù, uguale. È già fatta, capito? È proprio lui, cioè proprio Gesù in croce, Dio mio perché mi hai abbandonato, e quello dall'alto, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. È proprio Spider-Man, cioè è già fatta la cosa. Invece no, noi ancora là a dire che raccontare la storia, ci avevano delle storie bellissime, le nozze di Cana. Ragazzi, le nozze di Cana è una storia epica, cioè quando lui trasforma l'acqua in vino, cioè avete presente? No? Cioè lui è a un matrimonio a Cana. Cana rispetto a Nazareth è tipo Bolognetta, ok? Quindi lui è a un matrimonio a Bolognetta, giusto? Quindi succede una cosa che oggettivamente per un matrimonio a Bolognetta è gravissima, cioè finisce il vino. E che succede quando finisce il vino a Bolognetta? Di solito chiamano la Madonna. Di solito funziona così. In tanti la nominano. Quindi lei che fa? Si sente chiamata e accorre. Dice: oh, mi avete chiamato? Sì, guardi, signora, è finito il vino. Quindi lui, lei va da suo figlio e gli fa: già mamma, c'è un problema. Che è finito il vino. Ora che fai tu quando sei a un matrimonio e ti dicono sta notizia che oggettivamente è brutta, un matrimonio, tu che fai? La prima cosa, ti viene, prendi la bottiglia e la metti sotto, dici questa per una mano la mettiamo, poi dopo parliamo con i camerieri e vediamo. Lui, no, no, non mi va, mamma. E lei, che non fai, eh? Ma dai, è un matrimonio. Di rovinare la festa a tutti. E allora quello si è messo a fatto l'acqua, ha preso l'acqua e l'ha trasformata in vino. Ma questo cosa fa capire? Che Maria lo sapeva, cioè lui i miracoli se li provava a casa. Sai, tu usciva dalla stanza e detto: oh, mamma guarda, bellissimo, era, chissà che flash si facevano con lui che usciva. Vabbè, comunque era bello, era una situazione bella, cioè Gesù a 16 anni mi vantavo di saper fare le impennate con la moto, ma figurati uno che cammina sull'acqua. Cioè, ma tu a 16 anni, raccontalo, Gesù 16enne là con Giuda, perché erano gli unici due, cioè Giuda era l'unico che arrivava dal paese di Gesù, erano proprio amici, lui e Giuda, quindi, cioè Gesù, Giuda che arrivava col cammello, e che ai tempi non c'era la Vespa, no? Quindi gli faceva: oh, cioè, guarda che so fare! E Gesù che lo guardava gli faceva: no, Giù, non puoi capire che so fare io, guarda qua. Fum, camminava su, cioè, ma racconta queste cose, sono belle, sono bellissime, anche perché l'unica cosa non vera, l'unica fake news vera su Gesù è il fatto che Gesù non è umile, proprio, ma niente, niente, lui ha 6 anni, chi sei, il figlio di Dio, cioè proprio tutto un cazzo, capisci? Cioè, tu sei giocaminchia, sono il figlio di Dio, capito? Ma lui sempre, capito? Cioè sempre, chi viene interrogato, io no perché sono il figlio di Dio, proprio sempre, capito? Cioè lui è uno che viene catturato, viene portato dalle due più grosse autorità politica e religiosa dell'epoca, Caifa e Pilato, questi lo guardano e gli fanno: sei il re dei re, e lui li guarda e gli fa: tu lo dici? Ibrahimovic, capito? Arrivato Ibrahimovic, facciamo così, lo sborone. Cioè, allora vuoi farla bene? Falla bene, a parte falla bene e racconta, no? Che passi 2 libri a dirmi: oh raga, la vita fa schifo, però appena arriva il figlio di Dio, da così a così, vi cambia da così a così, arriva il figlio di Dio e finisce il libro. Dici: cazzo è successo ragazzi? Non vi hanno finanziato la terza stagione? Cioè, cosa è successo? Perché succede? Ogni tanto anche a me piaceva una serie e non me l'hanno più fatta. È brutto, però cazzo, così no. Cioè così, brutto, bruttissimo, che tu dici muore, risorge, si fa vedere da 12 suoi amici e da sua madre e se ne va.
ma che cazzo, cioè nel senso è la prova, compa, ti devi fare vedere da tutti, no? Che c'è Pietro che va in giro a fare, io l'ho visto, e tutti Pietro, ma tu ci campi con sta cosa, nel senso, ma chi ci deve credere a te? Non aveva proprio senso, invece ti fai vedere da tutti, sei il figlio di Dio, risorgi, fatti vedere da tutti, ti fai vedere, vai al tempio, proprio là, vai dai mercanti e fai, che cazzo volete, lo so, io ve l'avevo detto, lo so, brutto, vai da Caifa e dici, Caifa, fottiti, la prossima volta prova con la criptonite, grazie ancora per esserci stati. Un grazie particolare va a Paola Bruscato e Simone Riccobono per aver aperto questa serata degnamente. Un grazie soprattutto a Villa Filippina, a Stand Up Come Sicilia, che è praticamente una famiglia, e poi a tutti voi, il più bello applauso chiedo di farlo per voi che siete stati qua stasera. Grazie.